Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Come state? Vi do il benvenuto per la prima volta con i capelli completamente bagnati, che sto asciugando perché me li sono appena lavati. Praticamente mi sono ormai resa conto che i miei vlog coincidono con il mio lavare i capelli, è una cosa incredibile. Comunque, benvenuti, grazie per essere qui oggi. Io sono Daria e in questo canale parliamo di sostenibilità, zero waste e vita in pillole. E oggi ho deciso di fare un vlog. Perché la settimana scorsa avete visto i falsi sostenibili, questa settimana avevo veramente tantissime cose da fare. Temevo di non fare in tempo con la preparazione di un nuovo video e quindi mi sono banalmente portata avanti. Ho pensato, io intanto giro un vlog, che malissimo che vada, si becca nel vlog. E quindi se lo state vedendo è perché effettivamente poi è andata così. Allora, io sto finendo di asciugarmi i capelli. Volevo parlarvi poi di una cosa al volo mentre prendo il caffè. Poi mi devo mettere lo smalto perché domani devo fare una cosa al lavoro e devo essere molto elegante, carina, e quindi mi volevo mettere lo smalto per l'estate, anche perché io faccio il semipermanente fatto in casa con manucurista, quindi è uno smalto che mi dura parecchio. E poi migreremo a casa dei miei perché devo fare il cambio di stagione e quindi lo uniremo anche a un po' di decluttering. Quindi finisco di lavarmi i capelli e torno da voi. Allora, questa qui è la mia pochettina che mi ha portato una mia amica dal Marocco e dentro ci sono gli smaltini di Manucurist, per cui adesso ne scegliamo uno insieme. Allora, questi sono i tre per cui avrei banalmente optato e devo dire che questo tipo spiaggia, non spiaggia, sand, sabbia, scusatemi, questo metà sabbia, metà rosa cipria mi ispira un sacco, però ho altrettanto paura che sia molto molto delicato, per cui ero indecisa tra il bordeaux e il rosso. Mi prendo 2 minuti e scelgo, però penso che andrò per questo, per questa volta e vediamo com'è. Allora, eccomi, sto bevendo il mio caffè post pranzo, il mio caffè latte post pranzo, che io amo follemente. E nulla, alla fine ho deciso di optare per il beigeolino, quindi speriamo che sia un bel colore, così lo proviamo. Nel frattempo faccio stendo la base. Allora, perché volevo approfittare del fatto che mi devo mettere lo smaltino per chiacchierare con voi, perché vi volevo raccontare questa cosa bella. Allora, praticamente una mia carissima amica, nonché una mia collega, qualche giorno fa mi fa, ciao Daria, ma tu hai mai, cioè lo sapevi, hai sentito parlare del progetto della Caritas in collaborazione con le Poste? E io gli ho detto, what? No, non so niente. E lei praticamente mi ha raccontato questa cosa che sto per condividere con voi, che se siete di Roma è una bella cosa da sapere, che praticamente la Caritas ha fatto una sorta di collaborazione con le Poste Italiane, per cui praticamente tutto ciò che resta diciamo, in giacenza e non viene reclamato e non viene ritirato, penso debba passare un tot di tempo perché queste cose possano essere poi cedute alla Caritas, vengono poi messe in una sorta di mercatino che sta alla sede della Caritas qui a Roma, che si chiama I Valori Ritrovati. E praticamente è un mercatino all'interno del quale tu puoi andare a fare una passeggiata prenotandoti uno slot orario di un'ora, te lo devi prenotare con qualche giorno di anticipo, e puoi andare a dare un'occhiata. E ci sono tutte queste cose in giacenza a dei prezzi scontatissimi. Allora io subito ho pensato che fosse una cosa molto molto bella e ho pensato di andare insieme al mio ragazzo, quindi ci siamo prenotati uno slot un paio di mercoledì fa e siamo andati a dare un'occhiata. Allora, intanto le signore sono state gentilissime, ci hanno ovviamente spiegato che tutto il ricavato delle vendite di questi oggetti, ovviamente, che vengono appunto venduti almeno alla metà del prezzo del listino di vendita, almeno, se non anche di meno, questo dipende da quanto tempo ce l'hanno in giacenza. Ci hanno spiegato che ovviamente il ricavato viene devoluto appunto alla Caritas e in generale a sovvenzionare i progetti della Caritas. In particolare quel giorno ci ha parlato di un progetto relativamente all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quindi una cosa anche molto bella. Allora, noi abbiamo prenotato, diciamo, il nostro slot, siamo andati e abbiamo fatto un giro e devo dire che è stata una piacevolissima scoperta. Allora, noi abbiamo portato, ci siamo comprati coso per mettere le stoviglie ad asciugare sopra al lavandino. Poi abbiamo preso delle pile, che fa sempre comodo averle in casa, anche se tendenzialmente cerchiamo di utilizzare e comprare quelle ricaricabili visto che abbiamo il trasformatorino. Wow, che bello questo colore! I like it, mi piace tantissimo.
E altra cosa che abbiamo comprato, cioè a un certo punto il mio ragazzo, noi ci fermiamo nella zona quella dell'abbigliamento che c'erano pochi indumenti, c'erano indumenti e qualche paio di scarpe. E io guardo queste scarpe e dico, Dio, ma io sto brand già l'ho visto e mi rendo conto, raga, che è quel brand di scarpe che io tempo fa pubblicizzai qui sul mio canale, che si chiamano Vaia. E sono delle scarpe che fanno parte di un progetto così, così millantato. Di essere fatto appunto in un materiale sostenibile utilizzando bottiglie riciclate. Io poi ho smesso di collaborare con questo brand perché c'erano delle cose che non mi quadravano troppo in ambito di sostenibilità, non sapevo quanto fidarmi. Però rimane un fatto che quelle scarpe sono fantastiche. Io ce le ho da diverso tempo, le ho continuate a usare. Sono comodissime, sono bellissime. E queste erano delle scarpe col tacco nere del mio numero 39, cioè io folle. Me le sono provate e la cosa incredibile è che io proprio in questo periodo avevo comprato un paio di scarpe perché mi servono delle scarpette, mi servivano delle scarpe un pochino più elegantine per il periodo primaverile e l'ultima cosa che mi ero detta era mi servirebbe proprio un paio di scarpe nere col tacco estive e poi sto a posto e ho trovato queste scarpe. Allora, costavano 40 euro. Ora io ho cercato il prezzo di listino e il prezzo da listino mi risultava essere addirittura 120 euro, quindi ho detto ok, cioè già così è un super affare, se non che vado alla cassa e praticamente esce fuori che in realtà le scarpe erano lì da diverso tempo, quindi stavano aspettando da un po' di essere acquistate da qualcuno e quindi c'era un ulteriore 20% di sconto sui 40 euro, perché praticamente funziona esattamente come la formula del mercatino.it, che oltre al prezzo scontato di base, più tempo passa che l'oggetto è in giacenza e meno costa e quindi più si sconta il prezzo. E quindi io mi sono portata a casa queste scarpe meravigliose che non vedo l'ora di utilizzare alla modica cifra di 24 euro. Quindi siamo andati via, insomma, tutti contenti. Ah, e un'ultima altra cosa che abbiamo preso è stata questa specie di busta impermeabile che loro mi hanno detto, guarda, questo è uno stock di buste tipo quelle di IKEA, le potete utilizzare tipo per sdraiarvi sul prato se andate mai al parco. E io ho detto, effettivamente è una cosa che è da una vita che io stavo cercando, che però non ho mai comprato perché non c'è stata mai l'occasione. Come costavano 2 euro, ed è carino il fatto che sia sia una busta che una cosa comoda per stendersi sul parco. Cioè sul prato ho detto top, 2 euro e ce la siamo presa. Quindi sono veramente molto molto contenta e ve la volevo segnalare questa realtà perché c'è questa idea, perché secondo me è molto carina e si fanno veramente un sacco di posti, si possono fare un sacco di affari. Quindi non fatemi sapere se la conoscevate, se ci andreste, se non ci andreste. Ecco qui il colore. Allora, l'ho messo malissimo, forse la seconda passata serviva, ma non ho più tempo, quindi me lo tengo così. Comunque, molto molto bellino. Tra l'altro, se qualcuno di voi dovesse interessare, abbiamo un codice sconto nell'info box per Manucurist. Quindi se state cercando un buono smalto che vi dura, semipermanente, da utilizzare una volta ogni tanto, non sempre, Manucurist. Tra l'altro, rapido excursus della mia cucina. Allora, qui abbiamo un nuovo arrivato in casa Falconi e che chissà se sopravvivrà, se si schiuderà mai questo piccolo nocciolo di avocado. Questo era un vecchio vasetto di un sughetto cacio e pepe vegano che mi ha regalato una mia amica. E ci proveremo, diamogli una speranza. Secondo me non succederà nulla. Invece qui abbiamo questi biscottini che ho fatto l'altro ieri, senza glutine, vegani con le gocce di cioccolato e un po' di polvere speculoos. La polvere speculoos, per chi non lo sapesse, è quella meravigliosa polvere ricca di spezie tipica che si trova in Olanda e l'ho presa infatti lì ed era una vita che volevo provare a farci i biscotti e ho seguito la ricetta di Tortinsù. Allora, questo qui è il poggiapiatti bianco, guardate quanto è carino. Molto molto comodo, molto utile, tra l'altro perché noi spesso ci mettiamo i piatti e non sappiamo mai come sistemarli qui, molto utile. E invece queste qui, tututun, tutun, sono le scarpe. No, vabbè ragazzi, le amo, vi prego, ditemi che, cioè non lo so, io le trovo stupende. Sono nere con questa punta leggermente squadrata, il tacco è uniforme, quindi dovrebbero essere anche abbastanza comode. Dentro sono estremamente confortevoli con questa pianta ed erano veramente numero 39. Sono troppo troppo felice, questa qui è il brand e nulla, quindi insomma sono davvero molto 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 contenta. Dopo quando sono in macchina vi faccio vedere invece la bag telo perché l'ho già portata in macchina così rimane lì. Questo è il brand. Allora, ho finito di asciugarmi i capelli e mi sono anche cambiata la maglietta perché quella che avevo era
era più adatta per stare in casa visto che aveva la pancia scoperta. E stavo per uscire di casa, ma mi sono accorta che nella borsa avevo queste cose, ve le volevo far vedere al volo. Praticamente una delle mie più care amiche ha un'associazione. Ed è secondo me bello parlarne perché magari può dare l'idea ad altre persone per fare lo stesso, attraverso la quale lei praticamente recupera in abbigliamento, coperte, qualsiasi cosa in tutte le zone dove abita lei, da persone che conosce o tramite anche la chiesa, di roba che la gente non mette più. Lei poi fa in questo studiolo che ha appunto vicino a casa sua una specie di cernita di tutto quello che le arriva. Lo divide per sezione, bimbi, bimbe, adulti maschi, adulti femmina, giacche, inverno, estate, fa una grandissima suddivisione e le porta poi tutte queste cose alle case famiglie e ogni tanto alle case famiglia e ogni tanto invece fa proprio degli eventi qui su Roma. Beh, veramente eccezionale questa mia amica. E niente, volevo far vedere proprio due cose al volo stupidissime che mi sono presa io, perché ovviamente quando noi andiamo a darle una mano per mettere tutto a posto, finisce sempre che qualcosa ce la prendiamo anche noi. Allora, io mi sono presa questa magliettina qui, che è per la palestra, che ha le maniche lunghe, rosa, molto carina, e l'ho voluta prendere perché questa è secondo me perfetta per andare a fare le passeggiate di trekking, ma anche per andare a correre nel periodo della mezza stagione che c'è appena stato, quindi molto molto carina. Ora la devo mettere a lavare. E poi praticamente una signora dava via questo set, ne aveva 8 di queste praticamente tovagliette per la colazione, questo verde limone, molto carine, che in realtà io e il mio compagno ne abbiamo diverse, però non avevo dei set, io quindi me ne sono prese 4 perché ho pensato se dovessimo mai riuscire a cambiare casa o comunque da ospitare delle personcine nel nostro terrazzino, sarà comunque carino avere un set e non mille cose di colori diversi. Quindi insomma mi sembrava una cosa carina da prendere. E niente, adesso usciamo e andiamo a casa mia per fare un giga decluttering. Spero che io mantenga le forze. Ho tra l'altro un sacco di cose da portarmi appresso già adesso qui da casa mia, quindi insomma faremo un po' avanti e dietro. Praticamente già pronta per uscire, ultima cosa che mi è venuta in mente che volevo farvi vedere perché secondo me può tornare utile a un po' di persone. Mi era finita la salsa di soia. Per andarla a riprendere sono passata al negozio asiatico. E ne ho preso un litro e volevo segnalarvi, se qualcuno di voi la stesse cercando, che nei market asiatici di solito, perché secondo me si trova veramente in tutti i market asiatici, oltre ad avere la confezione da un litro che è molto più vantaggiosa rispetto a comprarne tante da pochi ml, c'è anche la versione senza glutine della salsa di soia. Quindi sono felicissima perché mi sono presa questa sbarattolata di un litro di salsa di soia senza glutine. Mua! Ovviamente vegan, ma che neanche a dirlo, e nulla. Quindi insomma, se siete celiaci o intolleranti al glutine, le state cercando della salsa di soia senza glutine che non costa un occhio della testa, market asiatico. Allora, io non so se per caso questa cosa capita anche a voi, ma quando io entro in macchina, la prima cosa che devo fare in assoluto, prima anche di mettere in moto l'auto, è scegliere quale musica utilizzerò per attraversare questa città. Qualsiasi viaggio io debba fare, anche se si tratta di 20 minuti. E in particolare nell'ultimo periodo sono in fissa con i McFly. I McFly, non so se voi li conoscete, ma sono la mia band storica della mia età tra i 15 e i 25 anni, che hanno letteralmente segnato la mia infanzia. C'è chi ha i One Direction, c'è chi ha i Backstreet Boys, io ho i McFly. C'è chi ha i Blue, io ho i McFly. Fatemi sapere qui sotto la parola a voi, la band della vostra adolescenza. La parola a voi, la band della vostra adolescenza. Io ho i McFly tutta la vita. Perché li ho amati perdutamente, cioè sono fantastici. Allora, ecco, sono arrivata a casa dei miei. Prima di scendere a casa volevo farvi vedere la busta di cui vi parlavo prima. Quindi questa qui è la bag, che è molto grande, capiente. Così. Tra l'altro dentro c'è andato anche questo, che è un altro spazio della Caritas che invece è in collaborazione con Trussardi ed è per la moda, Modiamo, moda circolare, boutique solidale. Se vi può interessare, qui ci sono i riferimenti. E nulla. Quindi questo è molto carino perché poi c'è qui di lato la zip, per cui si può aprire e diventa un telo sul quale stendersi quando sei al parco. Siamo arrivati a casa dei miei finalmente. Ci ho messo anche meno di quello che avevo previsto, per fortuna. Questo è il saccone che mi sono portata su. Mi sono incollata su per le scale, sono distrutta. Poi abbiamo dei vestiti lì, dei vestiti sotto a queste sedie. Ho praticamente portato tutte le mie cose qui a tranche. E secondo me adesso la cosa migliore è qualcosa ancora mi sono lasciata a casa mia perché non fa ancora caldo, per fortuna, caldissimo. Però delle cose le ho già iniziate a portare, quindi ho fatto un po' un po'. Adesso il punto sta: riordinare tutte le cose invernali autunnali per averle in ordine. Quindi cosa farò?
andrà a tirarle fuori per tipo e a impilarle per tipo: maglioni, magliette, vestiti, pantaloni, gonne, invernali, sciarpe, cappelli. E poi capisco dove metterle e come fare lo switch perché non voglio neanche portarmi a casa roba troppo estiva perché ancora non fa così caldo. Quindi adesso dovrei avere la roba di mezza stagione. Quindi vabbè, sarà un lavorone. Ci mettiamo olio di gomito e qualche cosa portiamo a casa. Intanto però voglio provarmi i pantaloni che ho ritirato per vedere se la sarta ha fatto il lavoro giusto. Ho portato qui dai miei anche questo pacchetto che avevo ricevuto un mesetto fa da Doina, la mia amica che qui su YouTube trovate con un nome che non so dire, quindi ve lo lascio scritto qui, che mi ha inviato lei, che sono dei suoi maglioni, che lei è appassionata di second hand vintage, e mi ha voluto regalare due maglioni che secondo lei mi sarebbero stati bene e io ne sono perdutamente innamorata. Io li ho portati, cioè li devo portare, scusatemi, in tintoria, non l'ho ancora fatto, ma approfitto per farlo direttamente quando riprende la stagione. Invece questa secondo me la posso già portare in tintoria perché è abbastanza leggera e secondo me è perfetta per questa stagione. Guardate quanto è bella questa giacca, mi piace un sacco. Grazie Doina, sono stupendi. Bellissimi, quindi questo viene via con me, invece il maglioncino resta. Allora, ho svuotato tutte quante le buste che avevo portato e più o meno la roba è tutta quanta questa, la roba invernale che ho portato fino ad adesso. E qui dentro sto selezionando una busta con le cose che voglio dare negli swap party perché sono cose che non uso più e, parentesi, sono veramente cose. Allora, alcune, tipo quasi la maggior parte, sono tutte abbastanza provenienti dalla fast fashion, altre sono cose che invece per le quali avevo anche speso, mi sono durate una vita, veramente. Però poi ci sono delle cose che o passa il mio gusto, altre cose semplicemente le devo cestinare. Tra l'altro, cioè, io che non so organizzare le cose della mia vita, stavo mettendo via nelle cose invernali la mia giacca di pelle, che io invece la uso tutta questa stagione, è perfetta. Questa giacca di pelle è fenomenale, io la adoro, veramente la adoro. Quindi, ok, queste anche sono cose che mi devo riportare via. Invece, il maglione di Doina viene con me nelle cosine invernali. E quindi adesso praticamente io qui ho questi scatoloni con dentro tutta la roba estiva, dalla quale devo sì selezionare qualcosa da portare via, ma non robe troppo estive, e nel frattempo ci devo mettere dentro tutta sta roba. Sarà molto divertente. Quanto mai vera durante un sano cambio di stagione la regola del decluttering, sto letteralmente selezionando tutta una serie di cose che in parte metterò per gli swap party, in parte semplicemente sono da gettare perché sono cose rovinate, slabbrate, slargate, altre cose proprio bucate, strappate. Cioè, ti giuro, io non capisco perché metto da parte tutta questa roba tutti gli anni. Quindi sto facendo anche una sana selezione di cose che poi, cioè, devo prendere coscienza e consapevolezza del fatto che sono cose che non ho più usato. Cioè, nonostante magari una volta mi rappresentassero. Non lo fanno più, c'è questo top per esempio che io amo, ma ve lo faccio vedere, che è carinissimo e io lo continuo a tenere e ce l'ho penso veramente da quando ho 15 anni, ma è un top che ha fatto il suo tempo, il tessuto è anche abbastanza provato, però ancora non riesco a separarmene perché mi piace un sacco e la cosa peggiore è che non so da quanto tempo è che non lo utilizzo. Questo per esempio è un vestito a fiori che voi direte no vabbè Daria è troppo carino, lo era nella mia testa la volta che l'ho preso. A uno swap party non l'ho mai indossato perché la combo di colori mi fa rabbrividire, quindi non so che cosa mi ha preso. Però questa è Instagram, sì, Instagram, YouTube è verità, ragazzi. Lavoro concluso, facendo merenda con un po' di miele e mi sto godendo questo silenzio, gli uccellini che cantano e la luce meravigliosa che entra dalla stanza e dalla finestra della stanza nella quale sono cresciuta, dalla quale si vede il tramonto. Io ho avuto la fortuna di vedere tutti i tramonti della mia vita da questa finestra che ha il tramonto sull'Insugherata, tra l'altro su un parco bellissimo. E adesso mi riposo, mi metto a guardare una serie TV, ho voglia di ricominciare Skins, sempre in ottica di revival degli anni 2010. Non so se voi l'avete mai visto, era una serie che io da piccola ci impazzivo, soprattutto la seconda stagione. La prima stagione è la più bella, dicono, però a me anche la seconda mi è sempre piaciuta tanto. Quindi ora la circolo da qualche parte, mi rewatcho il pilot. E in realtà per oggi è tutto, ma pensavo che potesse essere carino fare che lo continuo questo vlog con la giornata di sabato
Quindi oggi è giovedì e concludiamo qui e ci rivediamo sabato perché sabato sarà un'altra giornata molto rilassante in cui boh, vedrò di fare qualcosina e magari vi racconto un po' com'è la giornata. Domani non vi porto con me perché sarà una giornata full time lavoro, cioè lavoro tutto il giorno dalla mattina alla sera in ufficio e quindi non avrebbe senso portarvi con me. E niente, intanto vi auguro buona serata e poi con una magica transizione apparirà sabato. Buongiorno belle persone, buon sabato, buon continuo di questo vlog. Io ho una faccia da sonno inenarrabile. Sto andando in palestra perché appunto sto andando in palestra e ho dimenticato gli occhiali da sole a casa dei miei genitori quando sono andata a fare il cambio di stagione. Che gioia! E niente, tra l'altro stavo riflettendo sul fatto che ultimamente ho praticamente tutta l'attrezzatura da palestra second hand. Cioè, tipo questi pantaloni qui, li ho presi su Vinted, erano di Nike, che forse la conoscete. Sono riuscita a accaparrarmeli per 5 euro. Le mie New Balance invece sono di Vinted, e però le ho prese randomicamente appunto su Vinted. Ma in realtà non uso queste per fare sport, cioè nel senso che quando entro in palestra poi mi devo cambiare le scarpe. Allora, oggi in realtà sarà una giornata super semplice, appunto. Io stamattina sto andando in palestra, poi passo al mercato e vado a prendere giusto due cose di verdure perché in realtà domani partiamo, siamo fuori 3 giorni che andiamo a trovare la famiglia del mio fidanzato che è di Lucca e sono troppo contenta di questa cosa. Tra l'altro mi sono ricordata adesso che ho un auricolare nell'orecchio. Però ho pensato che siccome oggi è una bellissima giornata, ho proposto al mio ragazzo di andare a fare un picnic al parco. Voi sapete che io sono una grandissima amante delle giornate al parco quando c'è il sole. E quindi dopo appunto volevo passare a prendere dell'insalata, così magari facciamo o dei wrap, perché ho i pomodori secchi, la salsa tartufata, ci possiamo mettere un po' di tutto dentro, un hummus, oppure insomma qualunque altra cosa lui vada di sperimentare. Non so come. Ma io sono assolutamente una di quelle persone che non può fare palestra senza la musica. Quindi, tipo, sono arrivata che mi sembrava di aver dimenticato un auricolare a casa e ho detto, oddio. E invece per fortuna ce l'avevo, perché non riesco, non ci riesco. Ho tutte le mie playlist gym salvate con musica anche indecente degli anni scorsi. Qualche musica country, tipo adesso è uscita la nuova musica di Beyoncé country. Io che Beyoncé non l'ho mai ascoltata in vita mia, però quella canzone è molto carina. Allora, io mi sono lavata e preparata per uscire e stavo preparando il pranzo. Il mio ragazzo è dovuto uscire a fare un attimo delle commissioni, quindi tornerà tra un po' e io mi faccio trovare pronta. Facciamo queste piadine da portare molto molto semplici. Queste sono senza glutine, le ho prese al Carrefour, ve le segnalo perché sono anche vegane e sono morbidissime perché sono quelle stile Max, quindi sono molto molto buone. Io di solito le piadine le faccio in casa, però quando cioè, mi capita di trovarle confezionate le compro perché è sempre comodo averle a portata di mano. Poi invece sto utilizzando per la prima volta la nuova alga che ho comprato, ho fatto rifornimento di alga nori l'altro ieri, perché sto preparando il tonno vegan, ossia questa base che è praticamente un hummus al quale però ho aggiunto capperi e alga, che adesso vado a frullare e così viene una specie di salsa tonnata. Ci potrei mettere anche, adesso mi sa, ci metto anche un cucchiaino di maionese vegana. Poi ci metto un metà pomodoro per ogni wrap e qui ho messo a lavare la scarola. E sempre nella borsa che mo ci portiamo ho messo anche due arance, quindi ci prepariamo. Ah, ovviamente prima di uscire non può mancare mai la crema solare. Io sto utilizzando questa del negozio Leggero che amo e adesso siamo assolutamente nel periodo. Veramente, ragazzi, fa un caldo, cioè veramente inquietante. E siamo quindi nel periodo in cui la gente si ricorda di dover mettere la crema solare tutti i giorni. Mi ci metto pure io perché andrebbe messa tutti i giorni anche in inverno. Però ecco, mi raccomando, soprattutto quando ci sono giornate in cui si è fondamentalmente il sole a manetta tutto il giorno, caricatevi di crema solare. E ve lo dico da figlia di un papà che guarda i miei video. Quindi, ciao papà, sappi che se in questo momento stai andando a correre o stai andando al lavoro in motorino e non ti sei messo la crema solare, tua figlia ti sta giudicando.
Allora, io ho preparato i panini. Nel frattempo metto un attimo a posto il cestino dell'umido, che lo devo risistemare. E volevo considerare con voi il fatto che per la prima volta dopo non so quanto tempo per i panini ho dovuto utilizzare cioè un packaging non proprio sostenibile. Infatti ho dovuto ricorrere, siccome praticamente cioè mi sono venuti tipo tacos più che panini, perché in effetti erano tacos, cioè la piadina era più per i tacos che per le piadine vere e proprie. Io stavo pensando di fare una cosa tipo wrap, no, non sono venuti proprio benissimo da questo punto di vista. La cosa che volevo considerare con voi invece, che mi fa sorridere, a parte appunto aver rosicato che per la prima volta ho dovuto utilizzare dei sacchetti refrigeranti, è che, cosa che spesso alcuni di voi mi scrivono, no? Tipo, vabbè, ma usi sacchetti refrigeranti? Allora, il sacchetto refrigerante che avete visto in uno dei miei ultimi reel, cioè vabbè, scusatemi, io che sparisco, che ridere, è letteralmente un sacchetto refrigerante che mi ha dato mia madre a Pasqua per mettermici degli avanzi e che io riutilizzo più e più volte, e infatti l'ho utilizzato anche adesso, semplicemente lavandolo e riutilizzandolo. Ma al di là di questo, che appunto sempre come al solito il processo alle intenzioni che si fa alle persone, come se io avessi detto che non li comprerò mai più, non li comprerà mai più, cioè in caso di necessità può succedere a chiunque di comprare cose non sostenibili, no? L'abbiamo detto tante volte. Io ho utilizzato adesso, cioè, una cosa che non avrei mai pensato di utilizzare nella mia vita per fare dei panini, della carta forno. Era l'unica cosa che avevo che secondo me poteva andare a contatto col cibo senza ungersi. E mi fa sorridere perché la carta forno io l'ho comprata quando ci siamo trasferiti in questa casa, quindi 2 anni fa, quasi 2 anni e mezzo fa. Questo per dirvi che in 2 anni e mezzo io ho ancora un rotolo di carta forno, che tra l'altro è così, cioè ancora tantissimo, cioè l'ho utilizzato talmente poche volte che ce l'abbiamo, lo tengo qui, quelle rarissime volte in cui lo utilizzo, però bello, cioè mi piace constatare quanto poi effettivamente io faccia utilizzo delle cose, delle alternative sostenibili che poi mi capita di comprare. Uno dei motivi per cui amo in assoluto follemente la mia città è proprio il fatto di avere così tanti parchi e ville, anche se comunque a poca distanza, non troppo poca, però cioè un po' macchine. Ma là chi come sta?